chiamo Manuel Fiana, detenuto federale numero 19225004. Sono nato a Vicenza nel lontano 1988. Mio padre aveva 3 camion e 10 operai, faceva lavori grossi ed era il mio idolo. Papà era un gran lavoratore, ma per mia madre non guadagnava abbastanza. Sposandolo pensava di aver fatto un salto di classe. Lui le aveva promesso la luna, ma aveva fatto fiasco. E la verità era che gli affari andavano male e noi eravamo al verde. Decisi in quel momento che il mio destino doveva essere un altro. Ma le scene che state vedendo sono già avanti nella storia. Torniamo un po' indietro. Vado io, mano, mi stanno aspettando. Occhi dosso. Io e Dos ci conosciamo da quando abbiamo 8 anni. Le nostre famiglie erano vicine di casa. Oggi viviamo assieme, abbiamo 19 anni. Un appartamento tutto nostro. Ogni sabato c'è una festa e dopo disco fino al mattino. Voi direte che figata. Ma non è proprio così. Siamo entrambi tecnici informatici, ma la paga è da fame. E ci sta stretta, molto stretta. Tutti e due abbiamo una passione, i film. Guardiamo film su film. Potrei definirci quasi dei critici cinematografici. Sì? Ehi, Rex, ti apro subito. Ciao, Asher. Sai, comunque la cosa mi puzza. Com'è che ti presenti così alla mia porta dopo 5 anni? Va bene, a puzzare. E ragazzi, che succede? Parla. L'altra sera ho fatto una scommessa su una gara d'auto clandestina. Conoscevo i concorrenti. Era una puntata sicura. Quanto hai perso? 100 o 200 euro? No, ma te l'ho detto. È una cosa seria. Quanto? 10.000 bigliettoni. Cazzo, Grex, come hai avuto un'idea così? Volevo fare un colpaccio, ma ho perso tutto. E cosa vorresti da me? Mi ricordo che alle medie eri famoso per una cosa. No, aspetta, non ti capisco. Cos'hanno i V2X? Forse non ti piacciono? E se li piazzassi? No, tu sei leso, completamente leso, cazzo. Sai quanto è venuta per i V2X? 1000 euro. E a te quanti te ne servirebbe per saldare il tuo debito? Credo 1000, 1100 al massimo, venendogli 10 euro l'uno. Tu sei pazzo. Manu, ne ho assolutamente bisogno. Abbiamo un mese e ce la dobbiamo fare. No, è una cosa così non la faccio mica. Tu nessun rischio. Io vengo qui, li prendo, li piazzo da solo. Tu nessun rischio. Allora, dentro o fuori? Dentro o fuori? Oh, Manu. Dimmi. Hai presente quella roba che ho scoperto oggi su internet? Certo che ho presente. Tutti i film che escono al cinema, il nostro PC, fantastico. Fantastico, però ho letto un articolo sul giornale che se viene lo spaccio sono 2 milioni di multa a CD, cioè a film. Cioè, una multa da poco? Dobbiamo aggiornarci prima di andare avanti, che non li venderemo mai. Non c'è problema. Uso personale? Uso personale.
Allora? Non lo so. Io Dossi si è fatto una promessa da tempo fa. Non posso tradirla, almeno non senza il suo consenso. Lo sappiamo sia io che te, che Dossi non accetterà mai. Ma cazzo, devo 10.000 euro con gli stalking. Mi uccideranno. Non posso. Non posso proprio. Per una promessa del cazzo mi lasci nella merda fino al collo. Manu, ci sei? Ok, va bene, cazzo! Cazzo vai a urlare? Ilia Grex! Guarda chi ci ha portato il vento. Ilia Grex, che ci fai da queste parti? Tu non sai. Passeggiavo per la strada e chi ti incontro? Questo soggetto, cazzo! Non pensavo di vista a cavazzale. Sì, abitiamo qui e te? Che ci fai da queste parti? Qui c'è abita mia morosa. Ho capito. Aspetta, ti mostro la porta. Cosa pensi? I nostri nomi di Wix. Bella audio e bella grafica. Leggevi sti con mano? Sì. Ho capito. Sai, quanti soldi ci potrebbero fare venendoli da ogni parte? I figli di papà pagherebbero cifre esorbitanti per l'anno. Non pensarci neanche, di mano ci avevano promesso. Cioè, si è fatto tanto di papà e non possiamo proprio. Ora devo proprio andare, ci faccio tardissimo. Già? Sì, devo andare. Oh, non è che io so di andare. Oh, ci vediamo, mi raccomando, passa ogni tanto, non sto per stare 5 anni. Ok, ciao Leo. Ciao Vecchio. Ciao. Ciao con Alex. Grazie. No. Ciao. Ciao Alex.